Ciao ragazze! Allora, questo nuovo vlog ed è un po' improvvisato in realtà, però ho pensato che non avevo mai fatto una cosa del genere e secondo me vi può interessare molto. Stiamo andando a fare la spesa io e Riccardo e ho pensato, tra le tante cose che mi chiedete riguardo l'America, una delle domande più frequenti che mi viene fatta è quella: ma come sono i supermercati in America? Ma riesci a trovare da mangiare? Ma che cosa vendono? Insomma, siete sempre molto curiose. E quindi ho pensato, perché no? Non ho mai filmato una cosa del genere, ma posso filmare e farvi vedere un po' come sono i supermercati, cosa vendono, sia porcherie sia cose effettivamente salutari. E quindi ho pensato di portarvi con me, spero che questa idea vi possa piacere. Riccardo non è mai molto entusiasta di andare, no, a fare la per spesa. Niente, soprattutto con una telecamera che gli americani mai niente si sa cosa. Riccardo ha paura che ci dicano esatto, su, ma no, mai. Io ho paura che ci portino in prigione direttamente senza passare da lì. Ma penso che non succederà niente, insomma, alla fine sono lì col telefono, faccio qualche ripresa. E quindi niente, avviamoci verso il supermercato. Ciao! Ok, siamo quasi arrivati. Quello lì che vedete è Walmart, ed è la catena principale di supermercati qui negli Stati Uniti, nonché anche una delle più economiche. C'è un parcheggio enorme e fa conto che... quanto sarà grande più o meno? No, noi perdiamo sempre la macchina. Non sappiamo mai dove abbiamo per messo. Quello che mettono le macchine con il suono. Sarà il triplo forse di un Carrefour italiano più o meno. C'è di tutto dentro, ci trovate anche TV, giocattoli, c'è tutto un reparto make-up che dopo vi faccio vedere. Noi di solito quando dobbiamo fare la spesa principale veniamo qua, poi se dobbiamo prendere delle cose un po' più particolari, prodotti italiani o magari del pesce particolare, sì, pesce fresco o salmone, andiamo in un altro supermercato che è molto più costoso, però ha cose ancora più diciamo di qualità, di marche. Ok, qui c'è l'entrata per il market e si va direttamente a dove hanno la parte di cibo, insomma le cose da mangiare, però noi in genere parcheggiamo sempre più in giù e andiamo dove c'è Home & Pharmacy, perché c'è tutta la parte beauty e io parto sempre da lì se devo comprare, non so, salviettine struccanti, creme, doccia schiuma, shampoo, parcheggiamo sempre qua. Andiamo, in missione. Ti diverti Riccardo a fare la spesa? No, neanche un po'. Ecco che cade! Riccardo, vabbè, adesso tieni tu il cellulare che io qua non mi fido tanto. Ok, qua c'è già tutta la parte San Valentino. Ogni festa qui c'è la zona tipica della festa. Qua hanno tutti i peluciotti. $9. Che carini. Ok, adesso stiamo andando nella parte Home & Pharmacy. Devo prendere un po' di cremine, doccia schiuma, eccetera. Adesso vi faccio vedere quanta roba hanno. Questa è tutta la parte di medicinali. Cioè praticamente qui è come venire in farmacia e tu ti puoi mettere nel carrello un po' tutto quello che vuoi. Sono integratori oppure... pastiglie che si mangiano per non so che, per i capelli, per la pelle, integratori alimentari. Queste sono tutte cose un po' più salutari. Ok, dentifricio preso. Questa è la tipica marca che pubblicizzano sempre in tutte le pubblicità su tutti i canali, la Crest. Questa qui è una corsia e vedete hanno una corsia dedicata solamente ai trucchi. C'è la Maybelline. Qua c'è la L'Oreal, quindi hanno tutte le marche e costano molto meno rispetto che in Italia. Ho preso queste salviettine della Neutrogena, che sono salviettine struccanti e vanno benissimo. Tutta la parte arredo per la casa, tovaglie, lenzuola. E qui invece hanno tutta la parte dei copripiumini. In America vanno tantissimo questi copripiumini qui e ci sono questi set grandissimi che vendono sia il copripiumino e anche tutti i cuscini dentro, che sono come quelli che avevamo comprato noi, e ci sono varie fantasie. Altre cose per San Valentino. Qui si possono comprare direttamente da Walmart
tutti i caffè, le varie tisane, le cose per Starbucks. Questa è tutta l'acqua sia. Ci sono tutti i palloncini appesi a tema San Valentino. Qui hanno borsette, accessori, cappelli. Qui è dove ho comprato il mio cappello che avete visto anche su Instagram, quello grande, simile a questo. L'ho pagato pochissimo, $10, l'ho pagato meno rispetto anche ai H&M. Qui hanno tutta la parte, eccolo qui, questo qua è lo stesso che ho comprato io. E da questa parte hanno tutta la parte accessori e costano pochissimo, sono bellissimi. Cioè voi venite da Walmart e potete trovare davvero di tutto. Accessori per capelli, portagioie, questi si vedono tantissimo anche nelle youtuber americane. E qui hanno tutta la parte vestiti, pigiamoni, giacche, anche cose da bimbi. Questo qua è quello che mi vedete sempre nei video, che in tantissimi mi avete chiesto dove l'ho preso qui da Walmart. È un pile super caldo, super comodo, ho pagato $10. Questo succo buonissimo. Sto scegliendo gli avocadi. Il frutto preferito di Elisabetta. Sono giusto? Troppo molli. Ne prendo solo due o ne prendo tre? Tu li mangi? Sì, dai. Ci fai i frullati. Li mangiamo nel sushi. Che buono. Poi è buono l'avocado. Secondo me da solo è un po' forte come gusto, no? Però quando insieme ad altra cosa. Allora qua inizia la parte salse. Riprendi qua. Tutte salsine. Allora loro mangiano tutte queste salse qui e le mettono nella carne, nelle, sì, dappertutto, nelle Caesar salad, negli hamburger. Noi le abbiamo preso solo alcune volte. Questa è una marca molto famosa, Marzetti, però è buona questa. Sì. Facciamo un ragù. Carne macinata, poi ragù. Ok, questa è una marca molto buona, per esempio ci sono alcune marche basiche, invece alcune, tipo questa, vengono un po' di più, però sono comunque carni che siamo sicuri che vengono da allevamenti più o meno controllati. Sì. Eli, sorridi. Noi siamo amanti del pesce. Noi, a noi le cozze, il pesce in generale, fa impazzire, no? Sì. E dopo dobbiamo sapere che i gamberetti. Ok, qua inizia la parte porcherie. Che schifo. Questa è una marca che noi abbiamo preso una volta, però non è tanto buona. No, sono pesantissimi poi. No, hanno tutte queste barrette qui strane. Però vedete, cioè loro hanno queste corsie enormi, piene di. Ma questa è anche la parte meno porcheria, perché ci sono cereali e alcuni sono anche buoni. Tipo questi sono buoni, ma vengono un po' di più. Qui ci sono altre porcherie. Perché la corsia dei dolci è l'altra, dopo ve la faccio vedere. Queste sono le confezioni di sugo che hanno. Sì, poi una cosa di plastica. Sì. Ragù che in realtà non sa ragù. Ecco, prendiamo un po' di pasta, poi vedete hanno anche la barilla. Ah sì, hanno la barilla. Scritta in inglese però il marchio in italiano. Sì. Rigatoni, questa è una marca che imita la barilla. È la marca più economica qui a Walmart. Ah, c'hanno anche qui gli gnocchi. Ma di solito prendevamo. Li prendiamo prendiamo quelli surgelati che mi piacciono di più. Sì. Qua le salse costano tutte pochissimo, più si pensa. Sì, c'è un barattolo così di salsa, costa meno di $2. La Nutella. Ah, scusate, guardate il barattolo di. Ma che schifo. Non so bene che salsa di bagigi. Quando vanno matti per i prodotti in scatola, cioè hanno tutto in scatola. Sì, hanno tutto in scatola. Hanno tutto, è una cosa pazzesca. Ecco, qua non hanno le confezioni di acqua come le nostre, hanno queste. Hanno queste bottiglioni. Queste bottiglione qua da quanto sarà? 2-3 litri. Esattissimo. 2-3 litri circa, che poi oltretutto la cosa interessante è che tu puoi conservare la bottigliona. Vieni qua e te la riempi e costa, non so, per un gallone 37 centesimi, quindi quella lì è un gallone, sono 3 litri e qualcosa. E questa è la corsia delle bevute gassate che piacciono. Sì, guardate quante Coca-Cola. E io penso che queste durino mezza giornata. Qui inizia a parte gelati, surgelati. E hanno una corsia intera dedicata solo a queste schifezze. Questa corsia qui è dedicata solamente ai dolci. Addirittura hanno il gelato all'oreo, che deve essere buono, ma deve essere abbastanza pesantino. Zucchero puro, quello lì praticamente. Cioè, qua cos'è? Gelato? Hanno queste confezioni, cioè, maxi, famiglia di gelato. Cosa che saranno? 20 kg? Cioè a noi, da noi le usano le gelaterie. Ma neanche, a parte che deve fare uno schifo, deve essere zucchero puro. Sì. Guardate che voce. E costano pochissimo perché ti vendono questi barattoloni. A meno di $6. Un barattolo così se lo compriamo io e te andiamo avanti un anno. Esatto. Levo probabilmente 2 giorni. Esatto. Però la cosa che mi piace è che hanno le corsie larghe.
nei supermercati italiani, almeno ti da noi, con i carrelli. No, ma sono claustrofobiche perché devono addensare, esatto, i prodotti in poco spazio. Invece qua hanno talmente tanto spazio, esatto, che spazio. Tanto il cavallo sta un po' crescendo pian pianino. Ogni tanto prendiamo anche qualche schifezzuola, tipo le patatine fritte. Ma le patatine non le mangiamo tante in realtà, quindi. Perché adesso ho imparato a farle io. Quelle le zucchine anche fai, che sono buonissime. Patate. Hai preso 5 zucchine, 6? La Philadelphia ci piace mangiarla con le piadine a mezzogiorno quando abbiamo poco tempo. Questa qui che è piccolina. E ci sono anche queste per fare dei dolci che voglio provare, tipo alla ciliegia, no, alla fragola. Questa è l'unica pasta sfoglia che hanno, l'unico tipo di pasta sfoglia, sono arrotolate in queste confezioni, si aprono così, si srotolano e puoi fare questi croissant, oppure hanno per esempio la pasta sfoglia salata e puoi fare, questi non li ho mai provati, questi li prendo perché sono buoni, oppure hanno vari tipi di pasta sfoglia, però... Poi hanno queste confezioni enormi, esatto, di uova, cioè sono confezioni, sì, da... quelle lì da quant'è? Da sì, 36 uova. Noi prendiamo questa, la più piccola. Quella più piccola, che poi io non le mangio neanche perché secondo me hanno un gusto uova, un po'. E loro hanno. Ecco, strano. Questa è rotta. Hai controllato che è rotta? Poi hanno queste uova bianchissime. Che... sì, loro ce l'hanno quasi tutte così. Poi ultimamente andiamo pazzi per il latte di mandorla. Allora prendo questa, la vaniglia. E poi l'origine non ci piaceva tanto, volevo quello con la cosa, eccolo qui, unsweetened. Guardate quanto latte hanno. Sì, le confezioni sono grandissime. Sempre nelle stesse confezioni che usano anche per l'acqua, cioè la forma è la stessa, tipiche confezioni americane. E gira tipo, fai vedere le pizze. E guardate, tutta questa corsia qui, da là fino a qui, sono tutte pizze. Ok, questa è un'intera corsia dedicata solamente alle caramelle. Schifezze su schifezze, cioè noi normalmente in Italia abbiamo mezza corsia, comunque uno scaffale, invece questa qui che state vedendo sono tutte caramelle di tutti i tipi, anche da questa parte, guardate che roba. Belle anche per San Valentino. Per San Valentino hanno delle idee carine. Un pacco così pieno di contenitori di caramelle. Questi sono tipo quelli che ho preso io, che sono buoni. Ecco, l'indoor ci sono anche qui. Che buoni, questi vengono tanto. Vabbè, però questi però pagano i costi. Anche di un po' di più. Hanno delle belle idee regalo e normalmente quando non è San Valentino qui ci sono solamente altre caramelle, altre marche, però tutti sfocci, come li chiamiamo noi in Veneto. Chi è che ha preso gli Oreo senza autorizzazione? Io no. Qui hanno i banchi come i nostri supermercati italiani, dove se vuoi ti tagliano dei salumi, degli affettati, però non sono particolarmente gettonati. E qui hanno altri prodotti particolari, tipici, hanno un piccolo angolo, c'è tipo la feta greca, qui hanno i loro tipici biscotti che sono buonissimi, i brownie, e qui hanno le loro tipiche salsone giganti. Ovviamente dentro al supermercato c'è Burger King. Ok, siamo arrivati alla cassa, adesso la cosa bella delle casse americane è che è la commessa che ti mette direttamente le cose nei carrelli ed è molto comodo. Dopo vedete c'è un carrello, che è una specie di rullo che gira così e la commessa prende tutte le cose, le mette dentro le borse, praticamente esci, hai un carrello con tante piccole borsette e dentro ti fa lei, ti divide lei su gelati, ti mette una borsa solo per, che ne so, sì, per le cose, ma la cosa interessante è che non te le fa pagare, in Italia di solito ti, esatto, fa pagare 10 centesimi a borsa. Qua invece te le... poi sono gratis. In teoria bisognerebbe portarle indietro perché ecologicamente sennò uno, sì, spreco. Però noi tanti abbiamo... le portano indietro, noi non abbiamo ancora preso questa abitudine, però lo faremo, insomma. Tanto le stiamo accumulando, quindi le possiamo portare indietro. E qui ci sono altri
dolci, patatine che tentano di rifilarti all'ultimo momento. All'ultimo minuto. E poi le cose di Starbucks, quindi sono buoni, ah, cappuccino. Quindi sono dentro. Buoni, vendono le cose di Starbucks direttamente lì, quindi sono buonissimi. Però costano anche parecchio di solito, sì. Quindi lì. A me fanno venire un po' male questi. E qui da questa parte hanno tutte le riviste americane. Ok, e questa è la nostra spesa ultimata. E allora, spesa fatta. Di solito noi facciamo una spesa comunque per un po' meno di una settimana. Oh sì, circa una settimana. Circa una settimana, e a noi è venuto più o meno, di solito spendiamo più di $100 per fare la spesa. Però appunto il concetto è che, insomma, volevo dirvi che non è vero, tra virgolette, il detto che in America costa tutto poco, in America si risparmia. Ci sono, come avete visto nel supermercato, alcune corsie e alcuni prodotti che sono dei prodotti spazzatura, diciamo. Cioè vendono comunque delle salse piuttosto che confezioni enormi, bibite cassate, caramelle a basso prezzo. Però poi comunque dall'altra parte c'è la possibilità di fare una spesa healthy, una spesa salutare, quindi comprare anche prodotti magari spendendo un po' di più, come l'olio extravergine d'oliva oppure anche la pasta Barilla, comunque frutta e verdura, e ovviamente li paghi. Cioè la cosa assurda che abbiamo notato noi è che se tu vuoi puoi spendere pochissimo, però fare una spesa poco salutare e prendere un po' schifezze. Cioè se tu vuoi mangiare risparmiando puoi, però non è il nostro caso, noi preferiamo spendere di più, però insomma essere sicuri che quello che mettiamo nel carrello siano comunque dei buoni prodotti, anche se comunque, come avete visto, ogni tanto ci prendiamo la pizza surgelata perché ci piace, oppure prendiamo le patatine fritte, comunque vabbè, queste cose qui. Però ecco, spero che questo video vi sia interessato, appunto ci tenevo a farlo perché in tante persone mi chiedono: Dio, ma come sono i supermercati in America, che prodotti trovi? Allora secondo me era carino farlo, una cosa diversa dal solito. Spero che vi sia piaciuto. Se volete ancora vlog, fatemelo sapere con un commento qui sotto, e se vi è piaciuto questo video lasciate un pollice in su, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, e passate a seguirmi anche su Instagram e su Snapchat, trovate tutti i link nell'info box. Vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Riccardo, ciao. Ciao.